Capitolo IV. Banda da guerra. Kislev. Inizio inverno 1709. Ruprecht si stava rivolgendo a Marius, mentre il piccolo esercito si preparava alla marcia giornaliera. Il veggente dice che ci siamo spinti troppo a nord. Dobbiamo piegare maggiormente verso ovest e poi giù a sud, in direzione dell'Insk. Suppongo che non si sia preoccupato di dirci quale sponda del fiume dovremmo battere, vero? Borbottò Marius, strofinandosi le mani per scaldarle, prima di infilarle nelle muffole di pecora che aveva comprato a Erengrad. Non l'ha detto, ammise Ruprecht, ignorando il tono di voce del suo capo. Gli esploratori hanno segnalato la presenza di una foresta, a una ventina di chilometri da qui. Possiamo seguire la strada che l'attraversava o seguire il confine sud. Perché dovremmo andare a sud più del necessario? Chiese Marius, montando il pony dal pelo lungo, che aveva scelto come cavalcatura per affrontare il viaggio nelle aspre lande settentrionali. Siamo quasi a nord dell'Insk, Marius, lo mise in guardia Ruprecht. Indicò poi a nord. Lassù comincia la terra dei troll, e con un inverno duro come questo, ogni specie di uomo o animale sarà spinta verso sud in cerca di cibo. Quella foresta è un luogo pericoloso. Chi lo sa quali bestie potrebbero essere in agguato tra gli alberi? Sarebbe una creatura molto stupida quella che ci attaccasse, amico mio. Rise Marius, agitando un braccio per indicare le 3 dozzine di cavalieri e i 50 uomini che lo accompagnavano. Ho abbastanza uomini per combattere tutti i troll che incontreremo. O forse hai paura dei draghi? O delle manticore? O delle streghe che vivevano sotto il tuo letto e che ti spaventavano quando eri piccolo? Continui a pensare che siano storie da bambini, dopo tutto quello che abbiamo visto in questi anni, disse Ruprecht. Abbiamo combattuto contro creature che erano mezze umane e mezze bestie e che si nutrivano di carne cruda. Per Ulrich abbiamo affrontato i morti viventi. E cosa mi dici degli Skaven? La maggior parte degli abitanti dell'impero ti prenderebbero per matto se cominciassi a parlare di topi giganti che camminano eretti e sono alti quasi quanto un uomo di bassa statura. No, c'è del vero in quelle storie. Non diventano leggende senza un buon motivo. È vero. Abbiamo visto i goblin e gli skaven, ma mai un drago. Quindi quello rimane leggenda, almeno finché non lo vedo, disse Marius, prima di premere i talloni sui fianchi del pony e mettersi in cammino. Attraversiamo la foresta! Ordinò. Il piccolo esercito di Marius si era messo in viaggio di buon'ora e poco prima di mezzogiorno giunse a ridosso della foresta. In principio, gli alberi spuntavano radi dal terreno accidentato. Poi divennero sempre più fitti, finché l'orizzonte non fu oscurato dai pini. La strada serpeggiava tra rocce e depressioni, di conseguenza ogni chilometro in linea d'aria diventava 1,5 chilometri sul terreno. I tronchi degli alberi li riparavano dal vento battente, facendo calare il silenzio. L'aria era pervasa dall'odore della resina di pino e dalle foglie marce, ma a parte il lamento della brezza tra i rami, tutto era silenzioso. Le condizioni della strada cominciarono ben presto a deteriorarsi, trasformandola in un sentiero fangoso, con gli alberi che premevano da entrambi i lati. Ruprecht sentì i capelli che gli si rizzavano sulla nuca e sfilò il martello dal fodero che portava sulla schiena. Un paio di uomini notarono il suo gesto e cominciarono a guardarsi intorno in cerca di segni di pericolo. Non fateci caso, ragazzi, disse il grosso mercenario. Solo che mi sento meglio a tenerlo in mano che a sentirlo sbattere contro la schiena. La battuta non fece ridere nessuno. L'umore della colonna era cupo. Tutti, dai cavalieri agli scudieri, agli uomini di Marius, sentivano la tensione e il senso di pericolo che pervadevano l'aria. Dopo circa 6 chilometri di cammino, incontrarono un piccolo ponte che passava sopra un torrente. Alcuni uomini scesero da cavallo e cominciarono a guidare le bestie lungo la sponda, quando Ruprecht li trattenne con un urlo. Ehi voi! Li chiamò, avvicinandosi a grandi passi. Avete un po' di cervello in quelle teste? Che problema c'è? Chiese Marius, avvicinandosi. Perché tardiamo? Gli uomini volevano abbeverare i cavalli nel torrente, spiegò Ruprecht. E allora? Si stupì Marius. Ruprecht non disse nulla. Saltò giù dal cavallo e fece cenno a Marius di seguirlo. Il cacciatore di streghe fece come gli era stato chiesto e i due si avvicinarono alla sponda del torrente. Guarda! Intimò Ruprecht, esasperato. Marius e alcuni uomini ubbidirono e dopo un attimo sussultarono. Nel letto del torrente scorreva un liquido rosso e denso, simile al sangue, che aveva un leggero odore di carne marcia. Cos'è questo? Chiese Marius, guardandosi intorno allarmato. Come facevi a saperlo? Te l'ho detto prima, siamo entrati nella terra dei troll, disse Ruprecht. Siamo molto al nord, e qui non è come da noi. A volte mi è capitato di risalire con la mia barca al Talabek fino all'Urskoj e parlare con i commercianti di queste zone, e anche più a nord.
Loro chiamano il vento che soffia da nord il Dovojska Petrnia. Sì, l'alito dei signori oscuri. Ogni fiume che arriva dal nord può essere contaminato. Alcuni come questo, altri dalla pece, dall'olio, o addirittura possono ribollire di pesci che camminano sulle zampe e uccelli senza ali. Questi sono posti strani, non dovremmo attardarci troppo. Marius gratificò Ruprecht di uno sguardo diverso dal solito. Il suo sfogo sembrava averlo zittito, dissuadendolo dal dire quello che non aveva in mente. «Muoviamoci, gente!» ordinò ai cavalieri che si erano fermati. «Voglio uscire da questo bosco prima di notte!» «Speriamo», disse Ruprecht, aumentando la stretta intorno al martello da guerra e incominciando a marciare nella neve. Il sole invernale, fioco dietro le nuvole, calò verso le punte dei pini, disegnando lunghe ombre sul terreno. La strada era praticamente scomparsa da un paio di chilometri e il gruppo di armati avanzava faticosamente in mezzo ai tronchi. I pini erano antichissimi e si innalzavano molto al di sopra delle teste degli uomini a cavallo. I tronchi erano così spessi che neanche un uomo robusto come Ruprecht erano in grado di abbracciarli. La corteccia era scura e rugosa e la neve radunatasi intorno alle radici era coperta di aghi di pino caduti. L'attenzione di Ruprecht fu attratta da un pino in particolare. Si trovava alla sua sinistra e sembrava avere un colorito rossiccio. Forse era solo la resina che spurgava dalle crepe nella corteccia. Si allontanò di poco dalla colonna per controllare. Ruprecht toccò l'icore con un dito e si convinse che fosse sangue. Forse qualcuno ha sepolto un animale sotto le radici, pensò, mentre alzava gli occhi. Sopra di lui penzolava un cadavere, appeso ai rami più bassi dell'albero. Aveva la testa fracassata e insanguinata ed era legato al tronco con corde robuste. Ruprecht vide che l'uomo indossava i colori dell'Osterknat. Era uno dei loro esploratori. Un suono gorgogliante uscì dalla gola del cavaliere e Ruprecht si rese conto che l'uomo era ancora vivo. «Allarmi! Allarmi!» urlò Ruprecht, cominciando a correre. «Allarmi! Prepararsi all'attacco!» Ruprecht cominciò a correre verso la colonna, ma inciampò in un piccolo cumulo di neve e udì un urlo. Il Talebak osservò meravigliato il cumulo che si sollevava, rivelando un uomo muscoloso, avvolto in un mantello. La neve era appiccicata ai lunghi capelli biondi alla barba. Indossava un mantello, stivali e una sorta di gonnellino, ma per il resto era nudo. Aveva la pelle di colore chiaro e coperta di tatuaggi blu. L'uomo sogghignò, urlò qualcosa in una lingua straniera e poi fece roteare l'ascia in direzione della testa di Ruprecht. «Imboscata!» urlò Ruprecht, evitando il colpo per poi rialzarsi in piedi. Diverse dozzine di altri uomini che indossavano elmi con le corna, giachi di maglia d'acciaio e gonnellini di cuoio ed erano tutti armati di mazze e asce sbucarono da sotto la neve. Gli assalitori lanciarono roche e urla di battaglia e attaccarono i cavalieri che vennero trascinati giù dalle selle e massacrati. Ruprecht ebbe poco tempo per piangere i caduti mentre sollevava il martello per parare un ennesimo colpo d'ascia. Il metallo cozzò contro il metallo e l'impatto fu tanto violento da fargli tremare il braccio. «Bastardo di un norsmanno!» ringhiò Ruprecht, scagliando il predone contro un albero con una spallata. Il norsmanno si abbassò per evitare il fendente di Ruprecht e la testa del martello fece volar via un grosso pezzo di corteccia. Il norsmanno rispose rapidamente con un affondo diretto al ventre del suo avversario, che riuscì ad abbassare il martello in tempo per evitare una ferita mortale. Ruprecht colpì l'avversario su un fianco, fracassandogli le costole, e il norsmanno crollò a terra, vomitando sangue. Il grosso mercenario finì il predone spappolandogli la testa contro la radice di un albero. Ruprecht si avvide che la maggior parte dei cavalieri stavano combattendo a terra, perché quel terreno non era favorevole agli scontri a cavallo. Gli uomini di Marius e gli scudieri stavano lasciando salve di frecce e quadrelli tra le fila degli avversari. Solo alcuni colpi trovavano i loro bersagli in mezzo agli alberi. Ruprecht si lanciò nella mischia, urlando il nome di Ulrich, spaccò la schiena del norsmanno che non si era girato in tempo e fece volar via la mazza dalle mani di un predone che era stato troppo lento. Ruprecht scorse Marius che affrontava due predoni, parando con perizia i loro attacchi. Li stava sfiancando, preparandosi per il contrattacco. Il norsmanno che aveva perso la mazza, rimasta mezza seppellita nella neve, cercò di prenderla, ma Ruprecht gli diede un calcio in pieno stomaco. Però non riuscì a finirlo, perché dovette proteggersi dall'ascia che calava verso di lui, costringendolo a scartare sulla destra. La neve sotto i suoi piedi era scivolosa, e Ruprecht ci mise un po' prima di recuperare l'equilibrio. In quel lasso di tempo, il norsmanno, sdraiato a terra, si era rialzato in piedi e aveva snudato un coltello con la mano sinistra. L'altra pendeva inerte lungo il fianco, mentre il viso era contorto dal dolore provocato dalla dita fratturate. «Torna all'inferno che ti ha generato!» ringhiò Ruprecht, facendo ondeggiare il martello. Il norsmanno balzò agilmente indietro e poi avanzò, affondando il coltello nel petto di Ruprecht, che emise un grugnito di dolore
e incunuò il martello tra lui e il suo avversario per allontanarlo, ma questi gli diede una testata che gli ruppe il naso. Ruprecht sentì il sangue colargli sulle labbra e sferrò una violenta ginocchiata al basso ventre del predone, che crollò nuovamente a terra. «Volevi rovinare il mio bel faccino, eh?» sbottò Ruprecht, nonostante il sangue lo soffocasse quasi. Poi calò il martello sul petto dell'uomo, sfondandolo. Gli altri uomini avevano superato l'impatto brutale dell'imboscata e adesso se la stavano cavando bene. I predoni non indossavano armature e le loro armi erano di scarsa qualità. Non potevano competere contro le spade maneggiate con abilità dai cavalieri dell'Osternath, in corazza completa. Ruprecht vide alcune ombre scivolare tra i pini allontanandosi dal luogo dello scontro. I predoni più intelligenti stavano fuggendo. «Inseguiteli! Stanno scappando!» urlò Marius. La spada del cacciatore di streghe era imbrattata nel sangue di due predoni che giacevano ai suoi piedi. «Non li prenderemo mai a cavallo!» disse Trevigar. Il signore militante stava guidando il drappello in caccia di Kurt Leitzig, quando aveva incontrato Marius subito fuori da Badenhof. Anche quell'uomo era ossessionato quasi quanto Marius, come se il traditore gli avesse fatto uno sgarbo personale. Ma Ruprecht non aveva mai avuto voglia di approfondire la questione. Ora, Trevigar era stanco e cauto, come tutti gli altri uomini, e faceva il possibile per attenuare l'effetto che Marius poteva avere sui suoi cavalieri quando era in preda a uno dei suoi comportamenti ossessivi. Erano rimasti circa una dozzina di predoni, che combattevano ancora, nonostante il loro destino fosse già segnato. «Sono coraggiosi fino alla follia», pensò Ruprecht. «Chissà se nella loro posizione avrei avuto il coraggio di scappare, piuttosto che affrontare il giudizio degli dèi». «Prendetene uno vivo!» ordinò Marius, camminando tra i cadaveri, cercando un segno di vita. «Voglio sapere dov'è Leitzig!» «Fa finta di non capire il Reichspell», disse Ruprecht, rivolgendosi a Marius mentre usciva dalla tenda del cacciatore di streghe, pulendosi le mani del sangue con un pezzo di veste del predone. «Non riesce a cavare nulla da lui?» chiese Marius, continuando a fissare le fiamme di un fuoco da campo. «Continua a balbettare insulsaggini in norska», disse Ruprecht, buttando lo straccio nel fuoco dove sibilò e sfrigolò tra le fiamme prima di esserne consumato. «Non ha reagito al nome di Leitzig», lo incalzò Marius, che nel frattempo si era girato a fissare il suo secondo in comando. «Come gli altri due. Sembra che non lo conosca», disse Ruprecht. «Mi chiedo cosa possa aver offerto loro per sigillare così loro le labbra», riflette Marius. «Oro? No, non era ricco. A meno che non ne abbia rubato quando è fuggito. Onore. Gloria. Come li ha resi così leali a lui? Forse lui non ha nulla a che fare con loro», suggerì Ruprecht, girandosi a guardare la tenda in cui il predone era legato al palo centrale, perdendo sangue dalle dozzine di piccoli tagli che gli aveva inflitto. «Niente a che fare con lui, dici?» chiese Marius, con un tono di voce che per Ruprecht significava una sola cosa. Stava per lanciarsi in una delle sue tirate. «Ci aspettavano e basta, eh? Stai dicendo che non è stato Leitzig a mandarli contro di noi, giusto?» «Ci sono molte creature che gli inverni rigidi portano a sud. E forse questi uomini del nord sono scesi qua giù in cerca di facili prede», suggerì Ruprecht. «Forse si aspettavano una preda più indifesa». «No, non sono così stupidi», annunciò Marius. «Questi erano predoni veterani, abituati ad avere a che fare con mercanti smidollati e stupidi contadini dei villaggi costieri. Sanno bene che non è mai saggio attaccare i cavalieri e fanti. No, Leitzig deve averli mandati contro di noi per rallentarci. Altrimenti non si spiegherebbe come mai hanno scelto di attaccare un bersaglio tanto difficile». «Potresti aver ragione», concesse Ruprecht. «Ho mandato un paio di esploratori a seguire le tracce nel bosco. Torneranno domani mattina per dirci da che parte sono andati. Se vuoi possiamo seguirli fino al loro campo». «Sì, dovremmo riposarci un po'. È stata una giornata molto dura», ammise Marius, chiudendo gli occhi. Il cacciatore di streghe sembrò improvvisamente l'uomo stanco e vecchio che era. «Ma ci mettiamo in cammino alle prime luci dell'alba. Voglio che tutta questa storia sia finita prima delle vere nevicate invernali. Voglio essere in una casa con un letto caldo e un fuoco, prima che i venti del nord comincino a soffiare». «Non è forse la stessa cosa che vogliamo tutti noi, Marius?» concordò Ruprecht, estraendo dal fuoco un bastone con la punta ormai incandescente. «Comunque, gli darò un'altra possibilità di confessare», disse, soffiando sul legno per avvivare il tizzone.